Dunque, per quanto riguarda l'imposta IMU, cioè, a parte la prima casa, la tassazione della prima casa, che è una risorsa che riguarda esclusivamente, va a beneficio dei comuni, tutte le altre imposte IMU che riguardano gli altri fabbricati, il comune ne è destinatario nella misura del 50%. Mi riferisco alle seconde abitazioni, terze abitazioni, altre abitazioni diverse dalla prima, mi riferisco in particolare all'attività commerciale, e che naturalmente saranno, diciamo, i soggetti che probabilmente avranno le conseguenze anche più pesanti da questa imposta. Per quanto riguarda questa imposta, diciamo, la misura determinata in aliquota da parte del Governo nazionale, il 50% dal governo nazionale e addirittura viene fatto sul bollettino direttamente in stato al governo nazionale, e una seconda parte va alle amministrazioni locali. Noi possiamo incidere in aumento o in diluzione esclusivamente per la parte che riguarda il nostro 50%. Il restante 50% del governo nazionale, quello va al governo nazionale ed è intoccabile da parte degli. Anche questa, diciamo, è una forma, si chiama, la definiscono imposta municipale, proprio IMU, però voglio dire, di municipale c'è soltanto il 50%, perché il resto del 50% è nazionale. E addirittura avremo difficoltà a spiegare anche ai cittadini che di questa imposta che i cittadini versano, solo una parte va ai comuni, la restante parte va al governo nazionale, perché c'è la convinzione più diffusa, anche tra, voglio dire, i giornalisti che magari non sono di settore e quindi hanno le difficoltà che abbiamo anche noi di entrare in questi dettagli, e c'è la piena convinzione diffusa ormai che, essendo un'imposta municipale, e quindi comunale, c'è la convinzione che sono risorse che vanno esclusivamente ai cittadini. Io voglio dire, se solo oggi si va sul sito del governo nazionale, si verifica che le risorse in meno trasmesse ai comuni della provincia di Crotone sono 6 milioni e 600 mila euro in questa tranche che riguarda questo mese di maggio. 6 milioni e 600 mila euro e soltanto 3 milioni e 2, 3 milioni e 3 riguardano il comune di Crotone, i restanti 3 milioni e 2, 3 milioni e 3 gli altri comuni della provincia. Queste sono tutte risorse che nel passato venivano trasferite dal governo nazionale ai comuni e che da quest'anno i governi hanno deciso di non trasferire più. E nella gazzetta ufficiale di oggi basta collegarlo al sito del Ministero per rilevare questo dato, che è proprio il dato che noi naturalmente conoscevamo già, stavamo ragionando, stiamo ragionando nella relazione del piano del bilancio preventivo su questo dato che conoscevamo perfettamente, ma è proprio di oggi la pubblicazione del dato ufficiale, così definitivamente i comuni della provincia di Crotone sono stati privati di risorse da parte del governo nazionale a questi comuni di 6 milioni e 600 mila.